Ciao, bentrovati sul canale. Oggi prepareremo insieme una zuppetta di primavera, semplice, con prodotti di stagione, sana ma anche gustosa. Per due zuppette ci serviranno un mazzetto di cicorione, due carciofi, maggiorana, alloro e rosmarino, del pane, pepe nero, olio extravergine di oliva, due patate, asparagi selvatici, una carota, del cipollotto, una costa di sedano, sale, limone, peperoncino, guanciale e due spicchi d'aglio. Iniziamo con il preparare un buon brodo vegetale che darà un sapore e un profumo in più alla nostra zuppa e lo mettiamo in cottura. Occupiamoci del cicorione, lo taglio al coltello. E lo facciamo cuocere a vapore. Ora puliamo i carciofi, tolgo le foglie più dure, la parte esterna del gambo e li mettiamo in acqua e limone. Mentre il brodo vegetale continua la cottura, andiamo in casseruola. Olio extravergine di oliva, schiacciamo uno spicchio d'aglio e facciamo profumare l'olio. Nel frattempo puliamo il guanciale, lo taglio a cubetti e lo aggiungiamo in cottura. Tolgo il cuore del cipollotto, che è germogliato e poco digeribile. Lo affetto al coltello e anche lui in cottura. Aggiungo il mazzetto aromatico, rosmarino, alloro e maggiorana e facciamo insaporire. Fiamma dolce. Peliamo le patate. Le facciamo a cubetti. E le aggiungiamo in cottura con il sale, il pepe nero e il peperoncino. All'occorrenza iniziamo ad aggiungere il brodo vegetale. E copriamo con un coperchio. Dopo 15 minuti ho messo il cicorione in acqua fredda, così non avanza di cottura, e tolgo le erbe aromatiche e l'aglio. Unisco alla cottura gli asparagi selvatici, e i carciofi. Nel frattempo, in un padellino a parte, scaldiamo dell'olio, uno spicchio d'aglio e tagliamo a cubetti il pane e lo facciamo croccante in padella con un po' di sale, del pepe a piacere, sempre a fiamma controllata. Aggiungiamo il cicorione in casseruola, regoliamo di sale e facciamo insaporire per 5 minuti. E assaggiamo, sentiamo com'è il sapore. Il pane è pronto, lo profumiamo con un rametto di rosmarino e andiamo ad impiattare. E per finire o iniziare il nostro olio extravergine di oliva. Buon appetito! Questa può essere mangiata anche fredda. Semplice e buona.